Giovanni Cinici, sul tuo volto traspare la contentezza di aver vinto da capitano soprattutto il primo derby del Macchitella Gela nella storia del calcio di promozione. Eh sì, finalmente ce l'abbiamo fatta dopo tutti i derby che si sono susseguiti in questi anni, finalmente il primo è il nostro. E abbiamo giocato una buona partita perché tutta la settimana mister Facian ci ha fatto lavorare molto sull'aspetto psicologico e mentale, dato che siamo una squadra molto giovane, e veramente oggi siamo entrati subito col piglio giusto, si è visto, concentrati, ben messi in campo, sapevamo come muoverci, ognuno ha fatto il suo e questo ci ha ripagato. Abbiamo sofferto poi nel finale perché l'esperienza, loro sono saliti in più, sono saliti, hanno preso campo perché non avevano più nulla da perdere, volevano pareggiarla e ci hanno messo in difficoltà. Fortunatamente la partita è finita e ci siamo portati a casa i primi 3 punti in un derby. Bella prestazione, i ragazzi hanno fatto alla lettera tutto ciò che io o abbiamo allenato in settimana. Tatticamente sono stati imbeccabili, ci siamo riusciti alla grande con una grandissima prestazione. Sapevamo del valore dell'avversario, tenevamo ai 3 punti ma soprattutto alla vittoria del derby, perché non lo vincevamo da tempo. Il merito va ai ragazzi che veramente mi danno l'anima durante la settimana, lavorano e non mancano mai. Il merito è che va tutto a loro, infatti oggi li abbraccio con affetto per tutto quello che riescono a fare in settimana e a produrre. Se il Macchitella Gela è riuscito a portare a casa questa importante vittoria, il merito anche del suo portiere Marino, che ha più volte tolto le castagne dal fuoco in questa gara. Sì, ogni settimana noi ci alleniamo, anche se non abbiamo un preparatore, ma cerchiamo di fare quello che possiamo. Niente, oggi so dire solo che abbiamo fatto un bel calcio e niente, abbiamo vinto e basta. Sei riuscito più volte a respingere gli attacchi dell'Atletico Gela sul tiro ravvicinato di Retucci, l'ultimo assalto di Davide Ascia. Niente che dire, è il mio compito e paro.